Ciao ragazzi, il mio nome è Sabrina e nell'ultimo anno e mezzo, assieme a Tommaso, ho esplorato gran parte del sud-est asiatico e ci troviamo ora in Australia, raccontandovi le nostre avventure su Esplora insieme a noi. Prima di affrontare un viaggio di tale portata, ci sono moltissime cose a cui pensare e una delle più importanti, se non forse la più importante, di cui ci siamo occupati è stata stipulare un'assicurazione sanitaria di viaggio prima di partire, che ci offrisse assistenza sanitaria ovunque nel mondo. Io sono una persona abbastanza meticolosa e prima di fare una scelta così importante ho confrontato decine e decine di assicurazioni, ho stilato una lista dei pro e dei contro di moltissime di queste, fino ad arrivare a quella che a posteriori fortunatamente posso dire di essere stata un'ottima scelta, che è Genki World, di cui vi parlerò più tardi. Prima di tutto però, cos'è un'assicurazione medica di viaggio? Queste si occupano di rimborsare i costi delle spese mediche avute al di fuori del proprio stato di residenza. Solitamente ciò che viene incluso sono le visite mediche, i medicinali, i pernottamenti in ospedale e, in alcuni casi, anche il trasporto in ambulanza. La cosa più importante da fare quando si sceglie un'assicurazione di viaggio è leggere ciò che è incluso, ma soprattutto ciò che è escluso, perché alcune polizze non coprono degli incidenti che in alcune parti del mondo sono molto comuni, come nel sud-est asiatico, incidenti in moto o scooter. Vanno ad escludere delle attività sportive perché definite troppo pericolose, come ad esempio lo sci, lo snowboard, mountain bike, le escursioni in montagna, e addirittura vanno a definire come pericolose, quindi escluse, attività come lo snorkeling. Un'altra cosa molto importante da tenere a mente quando si sceglie la propria assicurazione è la franchigia, in inglese definito excess, la parte della spesa che è sempre a tuo carico a prescindere dalla spesa totale. Ad esempio, se un'assicurazione ti dà franchigia 50 euro, tu spendi 100 euro per una visita medica, i primi 50 euro saranno comunque sempre a tuo carico e i rimanenti 50 verranno coperti dall'assicurazione. Allo stesso modo, se invece hai un problema più serio e spendi 5.000 euro, i primi 50 euro saranno a tuo carico, ma i rimanenti 4.950 coperti dall'assicurazione. Un altro elemento fondamentale delle assicurazioni mediche di viaggio da tenere a mente sono le condizioni preesistenti, che non vengono coperte dalle polizze private. Ad esempio, se una settimana prima di partire per il tuo viaggio fai un esame medico e ti vengono diagnosticati dei problemi di alta pressione e nel corso del tuo viaggio hai bisogno di cure associate a questo tipo di problematica, allora l'assicurazione non risponderà dei costi, perché l'alta pressione ti era stata diagnosticata prima di partire. Al contrario, se nel corso del tuo viaggio hai bisogno di cure per pressione alta, ma prima di partire non sapevi di avere questo tipo di problema, allora probabilmente sarai coperto per quei costi. Spesso le assicurazioni non coprono quando si compiono delle azioni considerate spregiudicate o ci si pone in situazioni di pericolo non necessarie. Un esempio molto popolare è quando in Thailandia, in Vietnam, in Cambogia le persone noleggiano gli scooter senza però avere la patente internazionale per la Convenzione di Ginevra, che è obbligatoria. Senza di quella la propria patente non ha nessun valore negli Stati esteri, sebbene al noleggio dello scooter non ti venga mai richiesta. In questo video ti spieghiamo come farla. O ad esempio se si guida senza casco. Dato che non ci sono regole della strada e che gli incidenti sono all'ordine del giorno, purtroppo in quei casi ottenere un rimborso diventa quasi impossibile, perché l'assicurazione si attacca ad ogni cavillo per non pagare. Fidatevi ragazzi che non essere coperti per delle spese mediche all'estero, dipende anche un po' dal paese in cui ci si trova, però potrebbe rovinarvi la vita dal punto di vista economico. Ad esempio una mia amica qui in Australia ha avuto un incidente in motorino. Lei ha la Medicare, che è l'assicurazione sanitaria nazionale, che però non copre il trasporto in ambulanza. Non avendo un'assicurazione sanitaria privata a coprire quel costo, ha dovuto spendere una cosa come 8.000 euro per pochi chilometri in ambulanza, e sono soldi che fanno sicuramente la differenza. Tenete a mente che un'assicurazione medica vi può costare poco più di un euro al giorno, quindi veramente poco poco poco, ma vi può far risparmiare migliaia di euro, quindi fatela, non ci pensate due volte, spendete quei 30 euro in più, però viaggiate senza pensieri. Quando ho iniziato a valutare le varie assicurazioni di viaggio, onestamente mi sono un po' spaventata perché ce n'erano davvero troppe. Quindi ho fatto questa tabellina che vi mostro qui per iniziare a fare una scrematura iniziale, che mi ha molto aiutato. Ho messo semplicemente quelle che mi sembravano le più serie e valide tra tutte quelle che avevo trovato, quindi Genki World, Columbus, AXA, Eimondo, Coverwise e Viaggi Sicuri, e ho iniziato a buttarmi giù un po' i dati principali che mi interessavano, quindi il costo mensile,
la franchigia, le spese di ricovero ospedaliero e quelle per le visite mediche e medicinali che erano coperte. I dati che trovate qui sono un po' vecchiotti perché l'ho fatto ormai più di un anno fa, però comunque può essere anche per voi una buona base di partenza. Dopo aver fatto questo sono andata a leggermene una a una per quanto riguarda la validità, le esclusioni e tutte le voci di cui abbiamo parlato prima. Vi porto a vedere perché secondo me Genki 7 è la migliore opzione che ho trovato sul mercato in questo momento. E in descrizione trovi il nostro link con un piccolo sconticino per procurartela in pochi semplici passaggi. La prima cosa molto importante che ho notato con Genki è che i rischi sono coperti da Allianz Assicurazioni, che come tutti sappiamo è uno dei colossi mondiali in questo campo, ed è veramente molto facile ed intuitivo, quindi anche qui ti dicono qualunque cosa succeda, che sia uno scooter crash in Thailand, la febbre a Bali, un'infezione all'orecchio in Vietnam o un piede rotto in Spagna, noi ti copriamo. Ed è veramente molto semplice perché ci sono le due opzioni, quindi devi andare a vedere un dottore. Come è successo a me, sono andata a fare la visita, ho preso la ricevuta, ho mandato il claim sulla mia pagina e nel giro di 2 settimane mi hanno fatto una nota di credito e mi sono arrivati i soldi sul conto. Al contrario, se magari c'è un'emergenza un po' più seria e si parla di un pernottamento in ospedale, semplicemente si contatta al servizio clienti e Genki va ad anticipare addirittura le spese ospedaliere. È molto positivo che a volte si può parlare di spese anche molto elevate, quindi se vengono anticipate tanto meglio. Nel caso in cui vogliate contattarli è molto semplice perché qui c'è la chat che attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Ci si può postare su WhatsApp e quindi è una comodissima chat direttamente su WhatsApp. Andiamo a vedere i prodotti, perché Genki offre 2 tipi di prodotti principali. Uno è il Genki Explorer, che è quello che abbiamo fatto noi, e l'altro invece è il Genki Residence. Per quanto riguarda il Genki Explorer, abbiamo una copertura worldwide, abbiamo detto ospedalizzazione, ambulanza, quindi se venite qua in Australia potrebbe essere quella giusta per voi. Genki Explorer ha un limite di 2 anni ed è veramente molto flessibile perché ogni mese potenzialmente la potete annullare, quindi se voi andate via 2 mesi e basta, fate i vostri 2 mesi e poi tagliate la vostra sottoscrizione. Se andiamo a vedere invece Genki Resident, è una polizza un po' più completa, quindi per persone che intendono vivere all'estero. Quindi oltre a tutto ciò che è compreso nell'Explorer si vanno ad aggiungere anche i check-up preventivi, test, vaccinazioni, pulizia dei denti, qualunque spesa odontoiatrica, visite per gli occhiali, per le lenti a contatto, addirittura la laser surgery e poi addirittura in caso di gravidanza o di cure post-parto, tutti gli sport sono coperti, sono veramente degli ottimi prodotti. Per quanto riguarda i costi, Genki Explorer ora costa sui 39 euro al mese, Genki Resident mi pare un pochino di più, quindi si parla dei 45-50 euro al mese. In didascalia vi lascio il link di Genki per poterci dare un'occhiata e studiarvelo un po' per capire se può essere l'assicurazione adatta a voi. Ricordate quando scegliete un'assicurazione di leggere tutti i pro, tutti i contro, ciò che è escluso, i massimali della polizza e tutto ciò che potrebbe renderla non adatta alle vostre esigenze. Informatevi su come vanno caricate le richieste di rimborso e su quali sono le tempistiche di risarcimento, perché ad esempio con Genki in 2 settimane mi sono tornati i soldi della mia visita, ma facendo ricerche anche un po' su YouTube o su altri siti ci sono assicurazioni che ci impiegano magari 3-4 mesi, quindi insomma. Se avete domande, dubbi, perplessità scrivetemi nei commenti, cercherò di rispondervi il prima possibile. Non sono un'assicuratrice però me le sono un po' studiate e mi fa piacere condividere ciò che ho imparato. E ricordatevi di lasciarci un like perché ci tiene belli motivati e aiuta anche YouTube a spingere i nostri video. Ragazzi, per questo video è tutto e ci vediamo nel prossimo per continuare ad esplorare assieme. Ciao!